Credo che uno dei problemi più seri che si deve affrontare nella salvaguardia del patrimonio e nell'utilizzazione di questo come un elemento fondamentale per lo sviluppo delle nostre società sia quello del ruolo che il patrimonio può avere nell'inclusione sociale di persone che oggi vivono nelle nostre città. Piene di tante possibilità, ma spesso totalmente tagliate fuori da queste. Non dimentichiamo che il patrimonio per tantissimo tempo è stato considerato un privilegio delle classi più colte o dei gruppi sociali più elitari, era spesso legato a questioni religiose. Il patrimonio non è stato un elemento unificante. In senso generale sì, ha dato senso e identità, ma in modo molto superficiale. E oggi invece, proprio perché il problema dell'inclusione sta diventando estremamente serio, vediamo i conflitti che scoppiano ogni giorno all'interno delle nostre città, vediamo il fatto che i più giovani non riescono a capire certe cose e il fatto che il patrimonio ha appunto un ruolo così importante ci deve costringere a fare una profonda riflessione sul modo con cui noi utilizziamo questa risorsa straordinaria, questa identità, diciamo, importante per costruire quello che sarà il futuro delle nostre città.